Oggi vi mostrerò un nuovo arrivo nel mio allevamento e soprattutto ci faremo una domanda. Ha senso essere gelosi nell'allevamento degli avicoli? Cari amici, ben ritrovati, sono Andrea Mangoni e oggi vi parlerò del nuovo arrivo del mio allevamento, un bellissimo gallo di Polverara. E ci porremo però anche una domanda. Ha senso essere gelosi dei propri animali in avicoltura? Ne parliamo meglio tra poco. Intanto veniamo rapidamente alla situazione in cui mi trovo. Come vi avevo raccontato qualche video fa, mi ritrovo con il mio gallo riproduttore di Polverara che purtroppo si è ammalato e probabilmente quest'anno non riuscirò a riprodurlo. Ho tenuto, come vi ho fatto vedere, un soggetto in croce F1 di Polverara per boffa e di sicuro lo utilizzerò, almeno con qualche femmina, ma desideravo partire con l'inizio della stagione riproduttiva ed avere un vero gallo di Polverara. Grazia pura. Era un peccato però non avere animali della mia linea di sangue. Ma per fortuna l'amico Gabriele dalla Svizzera mi ha contattato chiedendomi se c'era qualcuno interessato ad avere un gallo di Polverara. E la cosa bella è che questo gallo di Polverara, che vedete, è un animale che deriva direttamente da una delle mie linee di sangue. Molti anni fa, infatti, ho ceduto a Gabriele, che pur abitando in Svizzera vantava avi padovani e aveva passione per le nostre razze autoctone. Lui ovviamente sta cominciando a sentire il richiamo delle galline, per cui comincia ad agitarsi un pochino. Come vi stavo dicendo, aveva passione per le razze autoctone, cercava la Polverara, mi ha contattato e gli ho dato una delle mie linee di sangue. Quella che all'epoca avevo chiamato la linea blu, all'epoca contraddistinguevo le varie linee di sangue. Ehi, amico, se non mi lasci parlare come facciamo? Come vi dicevo, contraddistinguevo le linee di sangue con vari colori. Ne avevo 4 e decisi di dare a lui tutta la linea blu. In effetti fu una scelta molto azzeccata perché in Svizzera Gabriele poteva allevare la Polverara per parecchi anni, ancora adesso ne ha un bel ceppo e tra gli animali che aveva da accendere quest'anno c'era questo gallo che adesso vi mostrerò nei dettagli e che comunque era un ottimo soggetto con cui poter reinsanguare i miei animali senza perdere la mia linea di sangue maschile, perché in effetti questi animali sono tutti derivanti dai galli che gli avevo dato io. Ma perché vi parlavo di gelosia? Beh, perché all'epoca non era così scontato che io decidessi di affidare un'intera linea di sangue del mio gruppo di animali a un allevatore sconosciuto. E è stato un atto di fiducia e mi è stato ripagato. E questo atteggiamento forse andava in contrapposizione con una serie di atteggiamenti che invece avevo sentito adottare da altri allevatori che, soprattutto all'estero, arrivavano a sterilizzare gli animali che portavano in mostra che poi vendevano per evitare che la loro linea di sangue uscisse dal loro allevamento. È un atteggiamento che per me non ha nessun senso di esistere ed è una gelosia del proprio lavoro che è deleteria. Deleteria perché una disgrazia come quella che è capitata a me quest'anno con l'arrivo della volpe può capitare a chiunque e soprattutto può capitare a chiunque di perdere il proprio lavoro, i propri animali, la propria linea di sangue. E se noi abbiamo lavorato bene negli anni precedenti invece ci ritroveremo ad avere degli animali che sono della nostra stessa linea e che possono garantirci una continuità del lavoro che abbiamo fatto in caso di bisogno, come in questo caso. Ma intanto vi voglio mostrare le caratteristiche di questo bel gallo. Innanzitutto ha un'ottima taglia, stiamo parlando di un gallo che ha 7 mesi e supera i 2,6 kg, per cui arriverà probabilmente a piena maturità sui 2,8 kg. Ha una forma discreta, un dorso piuttosto largo, il ciuffo del nostro amico è un po' all'indietro, ma si può correggere, la cresta è a cornetti, è molto bella. I bargigli sono leggermente troppo sviluppati e il difetto principale però sono probabilmente gli orecchioni che sono profondamente venati di rosso, ma su questo potrò lavorarci perché ho delle femmine con degli ottimi orecchioni. Gli occhi in compenso sono molto belli perché sono di un bel arancio vivo. Altro punto a favore sono i tarsi. Ora mi rendo conto che dalla telecamera probabilmente ora non si vede bene, ma non sono grigi. In effetti siamo al tramonto per cui non si può notare benissimo il colore. Non sono grigi come vi dicevo, sono di un bellissimo verde scuro
con la pianta leggermente giallastra, per cui perfetti per la razza. Questo bel signorino adesso andrà immediatamente in compagnia delle femmine di Polverara che ho e speriamo che possa accoppiarsi presto e dare soprattutto presto una bella bella discendenza. Andiamo? Di continuare vi ricordo che se vi piacciono gli argomenti che tratto potete iscrivervi al canale, lasciare un like al video e attivare la campanella delle notifiche. Questo mi aiuterà a far crescere il canale e a portare nuovi contenuti con regolarità. Beh, visto che fuori fa freddo, ho pensato che possiamo continuare la chiacchierata dal mio studio. Allora, ci siamo lasciati qualche istante fa con la domanda se la gelosia in avicoltura abbia senso oppure no. E la mia risposta in questo caso è molto semplice. Per me non ce l'ho. Ma capiamoci su cosa intendiamo per gelosia, capiamoci su quali siano gli atteggiamenti di un allevatore che secondo me sono corretti e quali invece, sempre secondo me, è la mia opinione, non è la verità assoluta, sono sbagliati. Allora, il primo concetto di base è questo. Quando noi siamo allevatori che selezionano e mantengono una razza rara, antica, in purezza, di sicuro ci ritroviamo nella situazione per cui diventa a volte difficile andare a trovare dei ceppi con cui rinsanguare i nostri animali. A volte, banalmente, perché questi non ci sono. Non ci sono altri ceppi, magari a parte il nostro, nella nostra zona, o addirittura in Italia, oppure in assoluto, con cui rinsanguare la nostra linea di sangue. In questo senso è importantissimo aver lavorato bene negli anni precedenti, ovvero sia nel momento in cui avevamo iniziato l'allevamento di questa specifica razza, di questa specifica linea di sangue, e ci ritrovavamo a fine anno con delle eccedenze. Quando noi troviamo degli allevatori seri a cui cedere le nostre eccedenze, non sto parlando degli scarti da mandare a sacrificio per la mensa, sto parlando di animali di qualità decente per far contenti altri allevatori, ma che ovviamente noi non possiamo più tenere. Beh, nel momento in cui noi creiamo questi nuclei di animali in giro per l'Italia, in giro per la nostra regione, che hanno la nostra linea di sangue come spina principale, allora possiamo dire che stiamo creando i presupposti per non perdere il nostro lavoro negli anni successivi. Perché ricordiamocelo, la sfiga può sempre capitare, la sfortuna ci vede benissimo e se per esempio un animale deve morire nel nostro allevamento sarà quello più prezioso, se un animale verrà predato dalla volpe sarà quello a cui tenevate di più, se un animale prenderà la malattia sarà quello che vi ritroverete di sicuro a rimpiangere di più. È per questo che secondo me vale la pena creare fin da subito buoni rapporti con gli altri allevatori e soprattutto con gli appassionati della nostra stessa razza. In questa maniera, se noi andremo a dare ad allevatori di fiducia animali della nostra linea di sangue, ci ritroveremo in futuro con un serbatoio genetico di soggetti da cui poter attingere in caso di necessità. Io appunto quest'anno mi sono ritrovato con questa situazione assolutamente deleteria, per cui non ho più galli puri di Polverara su cui fare affidamento, perché come vi ho spiegato il gallo principale che avevo tenuto purtroppo si è ammalato e mi ritengo molto fortunato aver trovato un altro allevatore a cui avevo dato anni fa la mia linea di sangue che ha potuto ridarmi un gallo e con quel gallo potrò ritornare a lavorare sulle Polverara mantenendo però sempre la mia linea di sangue. Quindi non vedendo vanificato il lavoro fatto fino adesso. Magari ci dovrò lavorare un po' di più, come abbiamo visto per il discorso degli orecchioni, ma comunque nell'ottica di non perdere le peculiarità della linea che ho selezionato nel corso di questi anni, direi che è un compromesso assolutamente fantastico e accettabile. Questo concetto dovrebbe essere basilare, anche perché nel momento in cui
noi aiutiamo altri allevatori a crescere. Nel momento in cui aiutiamo altri allevatori ad avere buoni soggetti, a creare dei nuclei satellite delle razze più rare, a selezionare bene, li aiutiamo a ottenere dei buoni capi, noi stiamo creando un futuro roseo non solo per il nostro allevamento, ma per tutta la razza in generale. E se siamo avicoltori e siamo appassionati, il nostro primo scopo, la nostra prima intenzione non dovrebbe essere quella semplicemente di primeggiare, dovrebbe essere quella di salvaguardare le razze che abbiamo in custodia. Perché io ci vedo, prendo dentro tutti gli allevatori, io ci vedo come dei custodi di un patrimonio genetico più o meno antico, più o meno raro, più o meno prezioso, ma custodi senza i quali molte di queste peculiarità genetiche uniche e irripetibili andrebbero disperse o perdute per sempre. Se tanti allevatori del passato fossero stati gelosi dei propri animali, noi ci saremmo ritrovati ora con molte meno razze e molte razze italiane attualmente in recupero sarebbero andate purtroppo estinguendosi. Si è chiaro che la gelosia tra allevatori non è una cosa moderna, non è una condizione attuale, è una cosa che nelle campagne in qualche senso c'è sempre stata. Pensate che un ragazzo del Piemonte mi raccontava che in alcune cascine dove veniva allevata la bionda piemontese, gli animali venivano dati in dote solo alle figlie che si sposavano e che andavano via di casa. In questa maniera le figlie avrebbero potuto continuare a portare avanti la linea di sangue delle bionde della propria mamma. Ma non solo, mi diceva che in molti casi capitava che se dovevano essere vendute delle uova venivano forate con un ago sul polo ottuso in maniera tale da renderle ancora consumabili per la mensa ma non covabili. In questo modo nessuno avrebbe avuto quella linea di sangue al di fuori di quella famiglia di contadini. E curiosamente Antonio Bertin, che è uno studioso delle galline di Polverara, mi aveva confermato anni fa che a fine 800 questa pratica era diffusa proprio per la razza Polverara dalle massaie del paese che, per non dar via la razza al di fuori della propria famiglia, facevano la stessa cosa, bucavano il polo ottuso dell'uovo per evitare che quelle uova potessero essere incubate. Insomma, la gelosia non è una cosa d'oggi ed è un problema che nel corso dei decenni ha portato quasi all'estinzione alcune razze italiane. Oggi, secondo me, dovremmo uscire da queste logiche e dovremmo pensare più a collaborare attivamente tra allevatori per la salvaguardia di patrimoni genetici che ci sono stati affidati dalle generazioni precedenti. Questo significa anche, in caso, dare i propri soggetti. Sia chiaro che questo per me non significa che dobbiamo svendere i nostri animali o darli a destra e a manca senza fare un minimo di selezione sull'acquirente. L'allevatore che vada a cedere i propri animali dovrebbe, secondo me, avere un codice di condotta. Un codice di condotta che garantisca sia lui sia l'allevatore che andrà a comprare i suoi soggetti. È chiaro che se una persona viene da me a chiedermi di comprare i miei animali e mi dice voglio dei campioni. A me è capitato che un allevatore sia venuto e mi abbia detto io guarda compro solo campioni, non voglio animali di seconda categoria, quindi o mi dai campioni o ti tieni i tuoi soggetti. E io ho detto mi tengo i miei soggetti. Nel senso che non è detto che io debba avere campioni nel mio allevamento e se ci avessi dei campioni sarebbe lieto di tenerli, altrimenti come potrei vedere un miglioramento nella mia linea di sangue se i soggetti migliori prendo e li vendo con costanza? Mai, non potrei mai avere dei miglioramenti. Proprio per questo non andate a chiedere a un allevatore i suoi soggetti migliori. Provate piuttosto a chiedergli i vecchi riproduttori dell'anno precedente. Un buon allevatore avrà probabilmente a disposizione dei soggetti di seconda scelta con dei piccoli difetti su cui voi potrete lavorare. E lo scopo dell'allevamento e della selezione è proprio quello di fare dei miglioramenti generazione dopo generazione in maniera tale da ottenere anche noi la nostra linea di sangue a partire dai vari soggetti recuperati in giro. È chiaro che sarebbe meglio partire con animali perfetti, ma non sempre abbiamo a disposizione animali di tali qualità, in special modo quando lavoriamo con razze rare al limite dell'estinzione, e ce ne sono tante. D'altro canto, l'allevatore che allevi delle razze rare e voglia cedere i soggetti dovrebbe sempre fare una cernita accurata degli animali che dà via.
È chiaro che non darà via appunto i campioni, come abbiamo appena detto, ma non dovrebbe dar via nemmeno quei soggetti che effettivamente non andrebbero riprodotti. Quindi animali che sono stati malati nel corso dell'anno, piuttosto animali troppo difformi dallo standard o con evidenti difetti fisici ereditabili, quindi animali con dita sovrumanarie, piuttosto che con il dorso a carpa, piuttosto che con difetti di colorazione difficilmente risolvibili. Un allevatore serio vi informerà sempre, quando acquistate un soggetto, dei pregi e dei difetti del soggetto in questione. E questo è un atteggiamento intelligente, perché nel momento in cui voi comprate un animale e ne conoscete i pregi ma anche i difetti, vuol dire che vi state costruendo un bagaglio di conoscenze tali che vi permetterà, comprando degli animali da altri allevatori, di compensare quei difetti e quindi di riuscire ad arrivare ad avere nel giro di pochi anni delle buone linee di sangue per lavorare anche voi con i vostri animali ad alti livelli. E quindi questo è un tipo di gelosia di cui vi volevo parlare, perché è una gelosia che non ha assolutamente senso di esistere ed è una gelosia che porta alla distruzione di tante linee di sangue e del lavoro di tanti anni, perché come abbiamo visto, come ho potuto vedere anch'io più volte, basta un evento catastrofico per eliminare decenni di selezione. E in questo senso, avere a disposizione degli animali provenienti dalla propria linea di sangue, magari anche di buona qualità, vi aiuterà a non sentirvi persi e vi aiuterà a non avere l'impressione di aver buttato al vento anni e anni di fatiche. Il mio invito è quindi quello di essere corretti con gli altri allevatori, di essere disponibili a cedere eventualmente le proprie eccedenze, senza però dar via proprio gli scarti degli scarti degli scarti, che farebbero peggiorare il pool genetico della vostra razza del cuore invece di migliorarlo. Se tutti noi allevatori facessimo scelte di questo tipo, sono sicuro che molte razze avicole avrebbero una sorte migliore, e soprattutto sono sicuro che molte razze avicole avrebbero la possibilità di crescere, di migliorare molto rapidamente anche in termini di qualità. Bene cari amici, anche questa volta è tutto. In descrizione troverete dei link a dei libri che potete trovare interessanti su questi argomenti. Vi ricordo che se avete dubbi, curiosità o quant'altro, potete semplicemente lasciare un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!